che i politici del PD vanno nelle chiese a fare comizi, oggi avevamo San Giovanni Battista del Procolare, invece no, è Di Battista quello dei 5 Stelle, quindi ecco. Buongiorno, Alessandro, ma lei comizi in chiesa niente in questa campagna elettorale, ma non si sente un po' scavalcato dal PD? Mi sembra davvero una vergogna utilizzare luoghi... Qui c'è stato un intervento. L'altissimo l'ha punito. L'altissimo l'ha punito. Adesso lo ricontattiamo al volo. Ovviamente c'è... Perché io sono curioso di capire le aspettative di Battista sulla grande sfida TV che ci sarà tra Di Maio e Renzi. Perché tu l'avresti immaginata possibile la grande sfida? Io ho detto la verità, no. E voglio anche capire, a questo punto dobbiamo anche chiedergli, così creiamo un po' di suspense, perché Di Maio ha rifiutato il duello con la Boschi, secondo te? Ma questo sentiamolo dire, allora un criterio potrebbe essere: mi confronto o sfido il leader vero, cioè il leader vero del PD, e non la sua dante causa latina. Però ecco questo Di Battista, eccoci qua. Eccomi. Stava criticando il PD in chiesa, è arrivato un intervento dall'altezza. Esatto, un intervento divino. Ma quindi lei niente, neanche nel giro dello scudo? No. Mi piacerebbe vedere anche una presa di posizione un po' più forte da parte della Chiesa Cattolica, no? Perché è una vergogna utilizzare luoghi sacri per fare propaganda. Ma lei non lo farebbe neanche se glielo offrissero? Vieni, sali sul pulpito, è una parrocchia dei fedeli che ti ammira, no? No, come lei sa, io ho frequentato per anni e frequento la parrocchia, però non ci vado per ragioni politiche, ma per ragioni di fede ci vado quando mi va a me privatamente. Senta, sa che in molti un po' invidiano questa sua paternità così bella, piena di selfie, di foto commoventi? Si sente un po' come se la politica fosse molto più lontana? No, non questo, però la domanda è molto buona. Cioè, negli ultimi anni, sa, la fretta, i temi, anche la televisione, insomma, mi hanno senz'altro travolto. Ora che c'è un figlio, anche gli attacchi politici degli avversari mi sembrano acqua fresca. Si è dimesso. Tutto quello che... Io sono attaccato pure il bambino, sono contento però, di sentirlo. Lo so, attacco il bambino, perdono, però io sono contento di sentirlo, che un politico con bimbi e piccoli ragioni così. A me capita, in piccolo, sono uno qualunque, capita la stessa cosa. Ti ridimensionano e ti amplificano le priorità insieme, le due cose insieme. È proprio così. Poi per carità, chi come me fa il parlamentare in maniera poi piuttosto con ardore, io... mi definisco così, non è che questo l'abbia indebolito l'ardore, anzi io vorrei lasciare ancora di più un paese pulito e un po' più legale e onesto a mio figlio, perché ne ha diritto, insomma, guardandolo mi dispiace dover vedere che è nato in un paese così ingiusto. Allora le facciamo venire subito il malumore di prima mattina, perché il giornale a pagina 5, un'intera paginata contro i 5 Stelle, perché dice cioè, in Sicilia hanno gli impresentabili pure loro. Già l'ha letto, vedi di mattina presto. Molla un ex carabiniere condannato, ma conferma il cugino del boss. Che ne dice? Posso dire soltanto una cosa, poi i cittadini, ognuno, insomma, si faranno la loro opinione. Posso dire che il dramma del sistema mediatico italiano è che non sono i giornalisti, io tra l'altro non ce l'ho mai avuta con i giornalisti e tanti li sosteniamo, tanti professionisti che si fanno il mazzo per pochi euro, però il giornale appartiene alla famiglia Berlusconi, punto, per cui ora sta in campagna elettorale, quindi tutto quel che dice è come se parlasse a Berlusconi, e quando parla Berlusconi, che l'hanno riesumato negli ultimi giorni, è disco rotto e ritorna a lanciare messaggi anche a qualche malfattore siciliano in maniera piuttosto chiara, quando dice cauzione, nessuno andrà in galera, ponte sullo stretto, ora ok alle intercettazioni, ma questo è il centro-sinistra, ok al bavaglio sulle intercettazioni. Insomma, il giornale sta in campagna elettorale, il problema sono gli editori impuri in questo paese, Telese e Giannino, cioè editori che oltre a fare gli editori hanno interessi economici, imprenditoriali e soprattutto politici. Caltagirone c'ha il Messaggero il Mattino ed è legato alla politica e interessi imprenditoriali. Però c'è anche l'autonomia di tanti colleghi che lavorano nei giornali e hanno le spalle larghe. Sì, ma allora le chiedo, perché invece di rispondere con un'invettiva giusta contro gli editori impuri
non approfitta di questo spazio per dire che magari ci sono gli impresentabili anche all'inizio del turno, allora, perché deve accusare la stampa? Si figuri se non rispondo. Questo soggetto è appunto un ex carabiniere che è stato condannato a 2 mesi e quando la condanna è molto lieve neanche compare nel casellario. Noi quando candidiamo le persone chiediamo controllate il casellario. Cioè... Esatto, dato che costui ci ha mentito, oltre ad aver evidentemente portato avanti una condotta che gli ha procurato una condanna da carabiniere, l'abbiamo già cacciato dal movimento, ma ci abbiamo messo 8 minuti. E questo, sicuramente questo lo apprezzo, ma ci sono anche gli altri invece, quelli, perché poi conta anche il reato, forse è una lezione questa, non conta solo la condanna e magari può essere anche su un aspetto formale, ma conta perché cosa sei indagato. Io ieri sentivo una candidata del centrodestra che aveva accuse per peculato, insomma sono accuse ben più gravi. Questo sì, infatti noi abbiamo un codice etico che prevede l'immediato allontanamento anche se ci sono delle indagini per reati di mafia, evidentemente, che uno subisce. Mentre invece se tu vieni rinviato a giudizio per diffamazione, beh, alle volte certe denunce che io mi becco, certe querele che mi becco per diffamazione, io le considero una medaglia al valore. Per cui è evidente quello che dice Telese, bisogna sempre, per questo infatti abbiamo prodotto un codice etico che prevede le espulsioni in determinati casi, invece l'attesa in altri casi quando si tratta per esempio di reati di opinione. Franco da Prato, pronto Franco, c'è? Mi sente? Sì, vada. No, io volevo intervenire per quanto riguarda la riforma Fornero, perché... Quando sento Giannino, io condivido sempre, diciamo quasi tutto quello che dice, e sulla riforma Fornero lo sento che la difende a spada tratta, e non mi trovo, perché quando si deve vedere persone che hanno iniziato, io parlo per me ma come tanti altri, a lavorare nel 1979 e ne ho 50, ho per 54 anni, e purtroppo i primi anni non me l'hanno versato da ragazzino di contributi, comunque dall'82 ho contributi e devo lavorare versando 45 anni di contributi per avere forse 1000 euro di pensione. Quindi lavoro fino a 64 anni con 45 anni di contributi. Quando a 67 andranno tutti, anche non ho mai fatto nulla, gli daranno 500 euro, la promessa di qualcuno, 1000 euro. Berlusconi, diciamo il nome. Allora, facciamo rispondere Di Battista se lo manderebbe, sempre risposte concrete dai politici e poi Oscar. Lo manderebbe in pensione Franco da Prato, Di Battista, lei? Ma ci mancherebbe altro, dopo 45 anni. Il dramma della riforma Fornero e comunque delle manovre che sono state fatte sui pensionati per mandarli in pensione sempre più tardi, io poi lo guardo anche dal punto di vista dei giovani che non possono entrare nel mercato del lavoro. Poi le argomentazioni relative, insomma, che hanno i sostenitori di questa riforma Fornero, che io ricordo è stata votata da tutti, onestamente non dalla Lega, e questo non è nessun endorsement, Teresa, è soltanto verità. Sì, sì, certo. Però la Meloni l'ha fatta, l'ha votata. No, ma io sono d'accordo con lei, detesto la Fornero, ma la domanda che ho d'obbligo farle è: ma perché non presentate una copertura trovando le risorse per dire allora se dobbiamo mandare in Parlamento, pensione? Abbiamo presentato decine di emendamenti appunto per trovare coperture sulla riforma della Fornero, ma i soldi ci stanno. Io ci sono. Questo che dico ai cittadini, sono 5 anni che ne vedo miliardi buttati a destra a manca. Faccio un esempio per Oscar che interviene ora. Qual è un esempio di miliardi da recuperare subito per la copertura che lei vuole? Sto parlando a... Mi ha chiesto a me o a Giannino? No, a lei, visto che ha detto... Io ho visto, al di là di... Guardi, non voglio entrare nel merito, però io ho visto in un Consiglio dei Ministri che è durato 14 minuti di Gentiloni trovare 5,5 miliardi di euro e regalarli a Intesa San Paolo per beccarsi due banche venete, tra l'altro fatte fallire da imprenditori e anche con la compiacenza della politica veneta. No, per beccarsi, per beccarsi, per la precisione, la parte buona di quelle banche, bravo, esatto. Bravo. Pagata, tra l'altro, Giannino, le due banche pagate un euro. Esatto, la parte buona. Allora i quattrini ci stanno, Telese, no? Dipende soltanto da una scelta politica relativa a dove impiegarli. Federico da Pordenone. Buongiorno, volevo brevemente intervenire dopo che avevo visto anche ieri sera Di Maio alla 7.
Niente, brevemente, volevo dire che innanzitutto l'ho trovato molto rancoroso nei confronti di Salvini e approfitto che c'è Di Battista per dire che nella realtà molte delle cose che secondo me la base degli elettori pensano potrebbe essere in comune tra i due partiti, per cui... Cioè, lei, no, aspetti, perché così facciamo la domanda di Battista. Lei non si stupisce quindi che Salvini abbia detto qualche giorno fa, ma Berlusconi se lo vota lui il governo col PD dopo, perché io piuttosto farei un colpo di telefono ai 5 Stelle, perché quello che sta dicendo lei è che ha senso questo, ho capito bene? Sì, ma poi volevo anche aggiungere un'altra cosa, poi però sul discorso abusivismo di necessità, oppure sul discorso dobbiamo valutare bene i numeri dei forestali, stiamo un attimino attenti, perché all'urlo onestà, probabilmente forse certi di questi, hanno approfittato di una certa situazione per andare in un posto per necessità o meno, però i numeri lì sono evidentemente fuori controllo. Molto chiaro, due però domande entrambe complesse per Di Battista. La prima, il nostro ascoltatore, esatto. Grazie, dico. L'abusivismo è un cancro in tutta Italia, in alcune regioni in maniera particolare, e va affrontato come un cancro. E, tanto è vero, noi abbiamo scelto come assessore quel sindaco, l'ex sindaco di Licata, che è stato cacciato di fatto dai suoi stessi consiglieri proprio perché faceva una battaglia antiabusivismo. Nella mia idea di Stato e di giustizia sociale, io prima butto giù case di persone che magari sono la seconda o terza casa quando sono abusive. Questo certo. Non significa non occuparsi delle altre. Una scelta di priorità. Dato che ognuno deve avere una casa per vivere, io porto avanti una battaglia fortissima contro il cancro dell'abusivismo, anche contestualmente ad una battaglia sull'edilizia popolare, perché per me i cittadini hanno diritto ad avere un tetto sopra la testa. Per quanto riguarda invece Salvini, insomma, io ieri l'ho visto con quei soggetti lì, cioè sono 3 anni che ci strizza l'occhio, non è soltanto l'altro ieri che ha detto io parlerei con il Movimento 5 Stelle, ci prova, siamo la prima forza politica del paese, su qualche tema c'è anche, è vero che c'è convergenza, ma per me la Lega fa parte della vecchia politica, io sono entrato nel Movimento proprio perché tra le regole dello Statuto c'era scritto il Movimento non fa alleanze, ma che mi devo alleare con la Lega che oggi prova a rifarci una virginità togliendo il nome Nord? Però dopo il voto, se lei dovesse scegliere far vedere nascere un governo di centrodestra con PD e Forza Italia e uno vostro Lega 5 Stelle, potrebbe ripensarci? Terese, fino a prova contraria siamo una Repubblica parlamentare noi, per cui qualora dovessimo vincere le elezioni il Presidente della Repubblica ci dovrà dare per forza l'incarico di governo. Ci presentiamo alle Camere, come dice la Costituzione, presenteremo un programma di governo alle Camere e il programma, già ve lo dico, quel che prevederà: misure straordinarie per la piccola e media impresa con l'abolizione dell'IRAP per la piccola e media impresa, e un sostegno alle famiglie grazie al reddito di cittadinanza, delle leggi che aspettiamo da 20 anni, come una vera legge anticorruzione, una vera legge sul conflitto di interessi che manca, e poi intervenire anche per quel che concerne la sanità pubblica. Poi vediamo chi ci sta, anche sulla riforma Fornero, vediamo chi ci sta, vedremo se da destra a sinistra si assumeranno la responsabilità di non votare un programma di governo del genere. Poi se avremo la maggioranza, bene, se non avremo la maggioranza non so che farà il Parlamento, se proveranno a fare l'inciuso oppure si andrà al voto come in Spagna. Michele da Napoli, abbiamo fatto il giro d'Italia solo su Radio 24 a questa velocità, da Vicenza a Napoli, via. Salve, buongiorno. Michele. No, io volevo soltanto evidenziare in tutta questa storia, diciamo, d'Italia, che il centro sviluppo di Unilever Algida a Caivano, quindi nella terra dei fuochi cosiddetta, sta chiudendo nel silenzio generale e si sta spostando diciamo tutto ciò che è l'eccellenza campana, per quanto riguarda ovviamente questi prodotti, in Inghilterra. Perché? Perché hanno messo in atto un licenziamento collettivo, perché oggi così si fa, è più facile licenziare 50, 60, 100 persone piuttosto che una. A questo poi mi vorrei ricollegare un attimo a ciò che diceva prima Oscar Giannino per quanto riguarda le pensioni, il prepensionamento. Qui nessuno, secondo me, neanche io che ho 45 anni, voglio andare in pensione a 50, 55. Il punto è che le aziende non ti vogliono tenere fino a 67 anni. Il punto è proprio quello.
Comunque, vabbè, questa è una divagazione. Il punto principale è che nel silenzio generale un centro d'eccellenza nella terra dei fuochi sta chiudendo. Cioè è un'eccellenza di 50 anni. Qui è nato il cornetto, è nato il cucciolone, sono nati i gelati più importanti. Davvero sono nati là? Io non lo sapevo. Io sono un grande appassionato di cucciolone. Sono nati a Caivano. A Caivano. Va bene, sono bene. Giannino ride, ma il cucciolone ha quella splendida armonia fra il biscotto friabile e le creme non fa che parte del mio lo contengono. Di Battista, qual è il suo gelato preferito? Beh, diciamo che mi piacciono più gelati artigianali. Comunque a questo ragazzo sollevava un problema enorme anche per me, relativo a quello del silenzio un po' generale su alcune problematiche, su alcune crisi aziendali, perché io noto che ultimamente l'idea che ci vuole dare un po' il sistema, diciamo, partitocratico, chiamano così, partiti assieme dell'Italia, che tutto stia migliorando quando continuiamo ad essere fanalino di coda sotto tutti i punti di vista dell'Europa. Poi io non conoscevo per esempio questa storia e l'ascoltatore ci diceva che se ne andranno in Inghilterra, la prima cosa alla quale ho pensato è, ci avevano detto che dopo la Brexit sarebbe crollato il Regno Unito. Invece evidentemente questo non no, è no, molto. Ma questo veda che in Gran Bretagna non sanno più dove sbattere la testa, infatti, per tornare indietro. Ma detto tutto questo, però, è uno dei, purtroppo, perché ricordiamolo, che i tavoli di crisi aperti al MISE di aziende importanti, piccole, ma soprattutto medie e spesso grandi, sono ancora quasi 200. Quindi questo bisogna dirlo, che in Italia è la lunga coda della crisi è tutt'altro che finita, per essere chiaro, perché sono in ballo decine e decine di migliaia di posti complessivamente in vicenda che sono aperte al MISE, quindi ci sono molte multinazionali che, a differenza di quello che dice la politica e chi ha governato in questi anni, continuano a dire, signori, voi dite che abbassate le tasse, non è vero, signori, voi dite che semplificate la pubblica amministrazione, non è vero, signori, che cosa volete che vi diciamo? Spesso alcuni di questi casi dipendono anche da accordi che erano stati sottoscritti per la semplificazione o per l'infrastrutturazione per fare le aziende, che poi non sono stati attuati, perché poi bisogna, prima di dire la colpa è solo dell'impresa, molto spesso sono le imprese che sbagliano i conti e poi non sanno stare in piedi e vanno solo dove hanno i costi più bassi, vero, ma tante altre volte questo paese firma degli accordi, dice venite qui e poi non li mantiene, grazie alla PA. Domanda di un ascoltatore provocatoria e chiede Di Battista, ma lei lo candiderebbe un condannato per uso di cannabis? Marco da Cosenza. Noi abbiamo presentato una legge che il primo firmatario è Vittorio Ferraresi, tra l'altro un deputato della Commissione Giustizia, appunto per la legalizzazione delle droghe leggere. Per noi è anche un modo telese per contrastare le mafie e per aumentare tra l'altro gli introiti allo Stato stesso. E un modo anche per contrastare tra l'altro la diffusione stessa della marijuana e comunque della cannabis. Bene. Questa è una proposta del movimento. Oggi siamo a Palermo stasera con Viene anche Grillo. Venite anche voi. E tutti a Palermo e tutti a Lagos. La risposta che cosa ha pensato quando ha sentito di Grillo che magnificava Lagos, la capitale? Sì, l'ho saputo ieri nella trasmissione televisiva sulla 7. In realtà ero sul palco, però non l'avevo ascoltato quel passaggio. E vabbè, si è sbagliato. Però non abbiamo mai votato leggi incostituzionali noi. Bene. Grazie Alessandro Di Battista.